Allora, io vi leggo quello che la conferenza di capigruppo ha stilato e vi prego di prestare attenzione. Allora, il Consiglio Comunale, premesso che nell'agosto del 1998 è stata finanziata tramite la legge 295 la realizzazione dell'autostrada A33 Asti-Cuneo. Attualmente sono ancora da realizzare i lotti 2.5 e 2.6, che il completamento dei lotti mancanti è fondamentale per il miglioramento della viabilità dell'area albese e braidese, già oggi in seria difficoltà, e in particolare grandi sono i disagi che subisce il territorio braidese anche nel centro urbano, per le pesanti ricadute del traffico veicolare e dei mezzi pesanti sulla direttrice Asti-Cuneo, tenendo anche conto delle opere complementari necessarie per il raggiungimento del prossimo ospedale di Verduno. Considerato che nella primavera 2018 la Commissione europea ha dato il nulla osta al finanziamento dell'opera tramite lo strumento del cross financing per lo sblocco dei lavori di completamento dell'A33 e non sono più tollerabili ulteriori ritardi e rinvii per l'avvio dei lavori di completamento. Considerato che è circolata nei giorni scorsi l'indiscrezione riguardante una possibile mancata presentazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, degli accordi presi nello scorso febbraio con la Commissione Europea. Mancata presentazione che di fatto bloccherebbe nuovamente l'iter di completamento di un'infrastruttura, la A33, vitale per il nostro territorio. Viste le iniziative promosse da tutte le forze politiche e dalle associazioni di categoria che si sono espresse a favore dell'avvio dei lavori di completamento, viste le dichiarazioni poco chiare rilasciate dai rappresentanti di forze politiche che sostengono il governo Conte, invitano il sindaco a prendere una posizione forte, invita, perché il soggetto è il Consiglio Comunale, invita il sindaco a prendere una posizione forte e netta affinché il governo, nella persona del Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, decida di procedere in modo rapido ed efficace per l'avvio dei lavori dei lotti mancanti della A33. A sostenere e partecipare ad iniziative e, se necessario, ad eventuali mobilitazioni che siano organizzate con altri organi ed enti del territorio finalizzate allo sblocco dei lavori di completamento dell'opera. Questo è il testo così come è uscito dalla conferenza dei capigruppo. Bene, poniamo i vostri. Allora, ci possono essere le dichiarazioni di voto a questo punto? No. Non ci posso? È vero. Qualcuno ha già parlato tre volte. Poniamo i vostri. È vero. Si può mettere il voto? Sì. Prego, prego. Non la dica, correzione, va bene, insomma. Dove è circolata nei giorni scorsi, dobbiamo correggere perché noi avevamo scritto che degli accordi presi nello scorso febbraio, perché prima avevamo scritto febbraio, mentre deve essere la scorsa primavera. Grazie mille. Sì, sì. Bravo. Bene, grazie di questa precisazione. Io direi di porre in votazione a questo punto. Così l'Alase lei ha parlato 25 minuti. Faccio una dichiarazione lampo. Ad alta velocità. Yes. O ad alta capacità, dipende. Mi scusi Presidente, è vero, ma è anche vero che
in alcuni interventi si sono sforati anche i minuti, penso che la discussione meriti, ma non prenderò qualche minuto, ma proprio pochi. Io non voterò a favore di questa mozione perché ci sono alcuni punti messi nella mozione che per me non corrispondono alla realtà. Il fatto che ci siano delle posizioni da chiarire, il Ministero ha chiarito che non intende fermare il completamento dell'opera, anzi ha dichiarato il contrario, perché ritengo invece che sia necessario ragionare sulle modalità di avanzamento dell'opera, a partire dall'accordo con il concessionario, che è condizione necessaria e sufficiente per poter andare a portare i conti al CIPE, perché senza un accordo scritto nero su bianco non ci sono neanche le cifre nero su bianco. Il nulla osta della Comunità Europea è un nulla osta alla possibilità di finanziare l'opera in questo modo, cioè con il cross financing, non è null'altro. Quindi è un passo preliminare, ma manca ancora il passaggio più determinante, che è l'accordo con il concessionario, sul quale questo governo al momento non ha ancora ritardi. Per quanto riguarda due tre aspetti che sono stati colti, che sono stati anche messi in evidenza durante la discussione, la questione dell'incontro del Ministro con la rappresentanza del nostro territorio. Io ho ben chiaro che il frutto di questo incontro, cioè scusate, questo incontro era già stato, l'incontro con il Ministero era già stato promesso nell'incontro tra i sindaci e il Presidente della Provincia e l'Onorevole Perosino per dopo le ferie, quindi settembre è il periodo giusto, proprio per fare il punto sull'analisi che il Ministero avrebbe portato avanti. Consentitemi poi, mi fa piacere che abbiate preso atto, perché qua nessuno lo stava dicendo, che le opere complementari non fanno parte del nulla osta al piano finanziario, quindi le opere complementari rimangono fuori, e questo è un altro nodo importantissimo per il nostro territorio da sciogliere. E prima si faceva riferimento al ragionamento, no? Per portare avanti i risultati positivi delle amministrazioni precedenti. Direi che qui il ragionamento ci sta tutto e il tempo necessario per fare il corretto ragionamento. Inoltre, volevo chiudere con una battuta, ma è proprio battuta. Questo incontro del 4 settembre in realtà non è dovuto né all'incontro che ha avuto già il nostro sindaco con i funzionari del Ministero, né alle prese di posizioni delle attività di alcuni parlamentari, ma in realtà all'amicizia personale che mi lega al portiere del Ministero, con cui giochiamo a Scala 40 d'estate a Valle Crosi. A parte la battuta, io sono al di fuori di questi schemi, non mi interessa l'attività politica come amicizia e relazione con il potentato di turno meno, mi interessa difendere gli interessi del territorio, e penso che la prossima mozione lo testimonierà, e anche alcune attività che sto svolgendo penso che lo possano testimoniare. Penso che questo sia il modo di operare di un buon amministratore, e ritengo che questo deve essere. Se qualcuno ha sbagliato lo capisco, e penso che una seria riflessione in questo senso vada portata avanti, però le cose non vanno avanti per amicizia, insomma. Grazie consigliere Allasia. A questo punto io pongo in votazione il testo così come è uscito dalla capigruppo. Quindi registriamo la presenza. Intanto Maria D'Ambrogio, segnaliamo la presenza. Quindi siamo 14, va bene, possiamo votare. Votazione chiusa,
La mozione è approvata con 13 voti a favore e un voto contrario. Allora, adesso ritorniamo alle nostre interrogazioni, per le quali abbiamo ancora 50. Torri usarle tutte e 50, ovviamente, però. Allora, siamo alla quarta interrogazione, a firma dei consiglieri Marengo, Elena e Somaglia, riguardante l'incrocio di corso 4 novembre via Cuneo. Prego, uno dei promotori, consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, ma dopo il parto appena subito credo che faremo velocemente, cerchiamo di essere brevi. No, ho presentato due interrogazioni lo scorso consiglio riguardanti via Cuneo. Con i consiglieri Somaglia ed Elena abbiamo pensato di presentare questa sera questa interrogazione per chiedere più che altro non tanto una spiegazione all'amministrazione, ma nel nostro piccolo per dare un consiglio. Cioè ci siamo resi conto che nel semaforo lampeggiante di corso 4 novembre all'imbocco di via Cuneo, in alcune ore della giornata, tendenzialmente le ore intorno tra le 12 e le 13 e le 18 e le 19, cioè il momento in cui il traffico è più elevato a causa dell'uscita dal lavoro di molte persone, si fa effettivamente una gran fatica per chi arriva da corso 4 novembre ad immettersi in via Cuneo. Qui ho messo per chi deve svoltare a destra, ma in realtà c'è una grossa difficoltà, anzi, forse maggior difficoltà per chi deve svoltare a sinistra. E quindi ci permettiamo, attraverso questa interrogazione, di chiedere all'amministrazione se non abbia pensato in queste ore, diciamo, più calde della giornata, e non solo dal punto di vista meteorologico, ma dal punto di vista del traffico, se la presenza di un agente della Polizia Municipale possa in qualche modo essere d'aiuto per, diciamo così, aiutare lo scorrimento veicolare in questa zona. Grazie. Grazie. Risponde l'assessore Bailo. Ha una interrogazione così breve, una risposta altrettanto breve che però spero possa dare soddisfazione. In relazione alla tematica sollevata dagli interroganti, che come già evidenziato è inscindibilmente connessa ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale 7 nel tratto compreso tra la rotonda di Roreto e la rotonda di Via Cherasco, l'amministrazione comunale è pienamente consapevole che l'istituzione per la sola durata dei lavori del senso unico nella strada suddetta in direzione Alba ha avuto come inevitabile conseguenza l'incanalamento di parte consistente del traffico leggero e pesante proveniente da Alba in direzione Cuneo lungo la strada statale 231 e via Cherasco con immissione in via Cuneo. Se non fosse stato adottato alcun provvedimento, l'immediata conseguenza di tale temporaneo incremento del traffico veicolare, che è inevitabile, non ha alternative, durerà ancora un paio di mesi, sarebbe stata la formazione di interminabili code, con disagi facilmente immaginabili in termini viabilistici e ambientali. Proprio al fine di fluidificare il traffico e impedire la formazione di tali code in un'arteria già così trafficata, l'amministrazione ha deciso lo spegnimento temporaneo del semaforo in questione. Consapevole dei disagi che tale decisione avrebbe creato, allo scopo di fluidificare ulteriormente il traffico e al contempo garantire la sicurezza dei cittadini, sin dal 24 maggio, cioè ad appena 3 giorni dall'avvio dei lavori in strada Bergoglio, il Comando di Polizia Municipale ha adottato un ordine di servizio che raccomanda al personale, citazione testuale, la massima attenzione e frequenti soffermi per agevolare l'innesto in via Cuneo dei veicoli provenienti da corso 4 novembre, soprattutto negli orari 7, 9, 11, 13, 17, 30, 19. Ciò detto e precisato, in questo momento, stante la chiusura delle scuole e delle principali aziende della zona, non si rilevano particolari criticità. Ad ogni modo, ovviamente, come sempre, l'amministrazione comunale, le cui preoccupazioni non sono seconde a quelle degli interroganti, si riserva di disporre tramite la Polizia Municipale ulteriori, ancora più efficaci azioni, qualora queste
in primo luogo alla riapertura delle aziende e delle scuole, si rendessero necessarie. Grazie all'assessore Bailo. Prego la replica del consigliere Marengo. Grazie assessore, ma dove sono gli agenti della Polizia Municipale? Io passo spessissimo in quelle ore per lavoro e devo dire che non ne ho mai visto uno. Sono stato in questo confrontato anche da molte persone che vivono lì in zona e che quotidianamente segnalano questa preoccupazione. Sostanzialmente non si vedono agenti di Polizia Municipale in queste ore. Quindi prendo atto del fatto che il comando possa aver firmato questa disposizione, ma nella sostanza resta inevasa perché non ci sono agenti di Polizia Municipale a presidiare quel tratto di strada. Quel tratto di strada che sarà ancora più battuto, visto che a giorni Strada del Bergoglio verrà totalmente chiusa perché c'è l'abbattimento della casa, per cui anche il tratto in discesa sarà chiuso e quindi ancora più traffico si riverserà su quella strada. Ed è vero che c'è la chiusura delle scuole, ed è vero che alcune aziende hanno già chiuso, ma questo non inficia assolutamente il traffico veicolare. Se voi passaste intorno a quelle ore vedreste che tra quello che era il traffico veicolare di 15 giorni fa e quello che c'è oggi non c'è sostanzialmente alcuna differenza. Poi ovvio, magari in determinati momenti c'è uno scorrimento maggiore, ma in corso 4 novembre si formano spesso code dovute al fatto che magari il primo veicolo deve svoltare a sinistra e non ce la fa, e magari dietro di lui si formano code formate da 10, 15, 20 automobilisti. Tra l'altro pensate che lì c'è anche un supermercato e che questo crea comunque una situazione tra il parcheggio e l'uscita del parcheggio e l'immissione in via Cuneo comunque di disagio. La nostra voleva essere semplicemente un'idea fornita all'amministrazione, perché crediamo che una figura, magari anche solo per una mezz'oretta, messa in quella posizione, la figura di un agente della Polizia Municipale, potrebbe sveltire di molto l'immissione del traffico da corso 4 novembre in via Cuneo, a maggior ragione proprio adesso che la strada del Bergoglio per almeno 2 settimane sarà chiusa totalmente, e alla riapertura delle scuole, alla riapertura delle aziende, si parla ormai di fine mese, il problema annoso si ripercuoterà di nuovo. Grazie. Passiamo alla interrogazione successiva, firmatari sempre su maglia Elena Marengo, oggetto segnaletica di piazza Carlo Alberto. Consigliere Somaglia, prego. Sì, velocemente, perché è chiaro il testo. Nelle scorse settimane è stato attuato un piano di rifacimento della segnaletica stradale in diverse parti della città. Su piazza Carlo Alberto, che ahimè è un parcheggio centrale, non è più chiaro se occorre il rispetto di un senso di marcia, perché la vecchia segnaletica a terra è pressoché scomparsa, quindi chiediamo se non sia necessario ripristinarla per chiarire anche l'effettivo senso di marcia e se occorre rispettare un senso di marcia a rotazione sulla piazza. Ciò sarebbe necessario perché a volte succede che ci siano veicoli che procedono in direzioni opposte che si intralciano, ecco. Grazie, risponde l'assessore Messa. Come appunto già da lei sottolineato, in queste settimane è in corso un'attività di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale a terra. Le prime attività hanno riguardato le vie di traffico, dove gli interventi erano più urgenti. I prossimi interventi, calendarizzati nelle prossime settimane e comunque entro il mese di settembre, riguarderanno anche piazza Carlo Alberto, che era già prevista, dove verrà anche rinnovata la segnaletica che effettivamente indica il senso circolare di percorrenza della piazza. Grazie all'assessore. Consigliere Marengo, Somaglia, chiedo scusa, soddisfatto della replica. Arriviamo all'ultima interrogazione, che più che interrogazione questo sembra quasi un trattato, a firma del consigliere
all'Asia come oggetto regolarità dell'applicazione del nuovo regolamento di gestione rifiuti. Prego, consigliere, e faccio appello al rispetto dei tempi. Grazie Presidente, si ricordi delle mie amicizie comunque. Allora, a parte gli scherzi, la domanda è una domanda già portata in Commissione Ambiente e Servizi Appaltati in sessione congiunta qualche mese fa, quando era ospite delle due commissioni il direttore tecnico del COAPSER e il Presidente. Non avendo avuto, diciamo, soddisfazione da quella risposta e non avendo ricevuto altre notizie, ho quindi deciso di riporre la questione con questa interrogazione, dove, diciamo, riepilogo un attimino la genesi. Il trattato consiste in sostanza nel ricordare che alla fine dell'anno scorso abbiamo approvato il nuovo, io diciamo ho votato contro, ma il Consiglio ha approvato il nuovo regolamento per il conferimento dei rifiuti nel comune di Bra, e all'articolo 5 è previsto la dotazione obbligatoria per gli utenti degli appositi sacchi con l'associazione univoca tramite stampa di barcode tra sacchetto e utenza. Sacchetti della capacità di 30 litri cada uno, dati in dotazione per raggiungere la quota stimata per una stima della densità, diciamo, raccoglibile dal sacchetto di 159 kg per abitante, che coincide con l'obiettivo del recente piano su rifiuti della regione Piemonte. In caso di superamento di questa dotazione iniziale è previsto l'obbligo per l'utenza di acquistare gli eventuali sacchi aggiuntivi necessari della raccolta indifferenziata, mentre, come lamentavamo nella discussione sull'approvazione di questo regolamento, non è prevista in realtà alcuna riduzione o compensazione per chi produce un volume e un peso, quindi, di rifiuti indifferenziati inferiore al calcolo standard o comunque inferiore a un limite individuato, che potrebbe essere l'obiettivo del comune. E, tra l'altro, questo sistema era stato portato avanti con estrema celerità nell'autunno del 2017, perché bisognava approfittare del bando regionale che doveva finanziare progetti di misurazione puntuale per quanto riguarda almeno i rifiuti indifferenziati. Noi in sede di commissione avevamo espresso più volte la nostra perplessità sul fatto che potesse questo tipo di sistema adempiere agli obblighi di legge che definiscono il sistema puntuale misura dei rifiuti conferiti, e in effetti poi non abbiamo potuto avere accesso a questa fonte di finanziamento, perché i criteri del DM, del decreto ministeriale, del decreto del Ministero dell'Ambiente erano chiari e non potevano essere rientrare nel nostro sistema, o meglio, il nostro sistema non poteva rientrare nella definizione sistema puntuale. Il nostro piano finanziario Tari, anche su questo noi siamo stati contrari, prevede una struttura per quanto riguarda l'anno in corso sempre di natura impositiva della tariffa, cioè una tassa. Poi la Tari in realtà è una tassa sui generis, ma dilunghiamoci. Quindi, essendoci queste condizioni, la natura impositiva sotto forma di tassa della Tari, il fatto che ci sia un addendum di spesa per l'utente e non ci sia in realtà nessuna misurazione puntuale, quindi valorizzazione della riduzione del conferimento dei rifiuti, e riteniamo, considerando che la natura tributaria della Tari è incompatibile, a nostro avviso, con gli oneri richiesti per l'acquisto dei sacchetti aggiuntivi,
perché l'acquisto di sacchetti aggiuntivi dovrebbe essere compatibile solo con un sistema corrispettivo, cioè di riconoscimento della misura puntuale dei rifiuti conferiti, fatto assolutamente necessario, ho finito, per le nostre attività e le utenze domestiche e non domestiche del nostro territorio. Interroghiamo quindi il sindaco e la giunta sul profilo di legittimità, per i problemi che ho esposto, dell'applicazione degli oneri aggiuntivi all'utenza rispetto alla forma tributaria attuale della Tari e sull'effettiva volontà di procedere nella definizione di un progetto di sistema tariffario puntuale, avendo anche la possibilità di accedere con un'adeguata progettazione ai finanziamenti regionali all'uopo stanziati. Grazie. Grazie al consigliere, tenendo conto del fatto che la risposta la dà l'assessore Cravero, ma di fatto è una risposta a due mani, anche dell'assessore Fogliato, invito comunque l'assessore Cravero, se è possibile, a rimanere nei termini, però le concedo un minuto di sforamento. Grazie. Grazie Presidente. Sì, allora, il regolamento di gestione rifiuti approvato in Consiglio era uno dei prerequisiti di accesso al bando regionale per ottenere un finanziamento, volto appunto ad implementare un modello gestionale virtuoso per la raccolta differenziata, modello che favorisse differenziazione dei materiali, riduzione dei rifiuti indifferenziati e ottimizzazione dei costi di gestione. Questo in linea con i già ricordati obiettivi di Regione Piemonte e direttive europee per il 2020, che appunto prevedono differenziata a un minimo del 65% e produzione annua di indifferenziato a 159 kg pro capite. Nel Braidese il grande sforzo collettivo unito alla chiara volontà amministrativa hanno permesso già di superare in anticipo il primo degli obiettivi con il 74% di differenziata, ma è ancora necessario lavorare sulla riduzione dell'indifferenziato, che nel 2017 si è assestata su 166 pro capite. Per questo, con il regolamento, è stato proposto il modello del cosiddetto sacco prepagato. Il regolamento quindi, oltre a essere un prerequisito, è anche uno strumento legittimo proposto dal Consorzio, condiviso dall'amministrazione e già adottato da altri 36 comuni del Consorzio, utile, come si è detto, a perseguire gli obiettivi 2020. Il fatto di non aver ottenuto il finanziamento non inficia la finalità e la validità del regolamento, che rimane pienamente aderente a necessità e obiettivi di Consorzio e amministrazione. A conferma di ciò, gli uffici regionali, nelle motivazioni di non ammissione al finanziamento, parlano di un sistema virtuoso di grande interesse e valutano comunque di sostenere alcuni costi proprio perché sarebbe utile monitorarne l'efficacia in relazione ai ridotti costi di attivazione e funzionamento. I costi di funzionamento di un sistema sacco prepagato, infatti, sono in media circa 5 volte inferiori a sistemi di tariffa puntuale e i risultati raggiunti sia nel Coabser che nel Novarese, Consorzio Medio Novarese, sono equivalenti. Per questi motivi si è scelto di adottare il sacco prepagato in alternativa alla tariffa puntuale. Il meccanismo, come già ricordato, è semplice: i sacchetti sono associati univocamente all'utente e saranno distribuiti gratuitamente in un numero tale da consentire il rispetto del limite annuo pro capite di 159 kg. Il numero di sacchetti è calcolato in base a parametri regionali, funzione di composizione familiare ed esigenze speciali e lo smaltimento è ricompreso nella Tari. Nel caso in cui il numero assegnato non fosse sufficiente, l'utente effettivamente dovrà acquistare altri sacchetti a un costo equivalente allo smaltimento del quantitativo conferibile nel sacchetto. Nessun onere aggiuntivo o sanzione, quindi, ma un semplice meccanismo per contenere l'indifferenziato negli obiettivi 2020, unito alla disincentivazione di comportamenti poco virtuosi con l'assunzione dei costi generati dagli stessi. In pratica, chi produce oltre al limite previsto ne affronta individualmente il costo di smaltimento, mentre al cittadino virtuoso verrà riconosciuto il suo impegno verso l'ambiente anche sotto il profilo tributario. Vediamo come. Con l'applicazione del nuovo regolamento andremo a distinguere due tipologie di servizio. Una prima sarà erogata a fronte del pagamento di un'imposta, la Tari, che prevede una commisurazione del gettito alla spesa sostenuta dal Comune per la copertura dell'integrale ciclo di raccolta e smaltimento del rifiuto. Ciò avviene sulla scorta del piano finanziario Tari, redatto annualmente, un piano economico che espone costi e indica modalità di ripartizione degli stessi in capo ai singoli utenti del servizio, secondo quanto previsto dal comma 683, articolo 1, legge di stabilità 2014 e legge 147 del 2013. Sulla scorta del piano finanziario, approvato dal Consiglio Comunale insieme al bilancio di previsione,
Vengono stabilite anche le tariffe a carico delle utenze domestiche e di quelle non domestiche. Nel nostro caso è utilizzato il cosiddetto metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99, in base al quale la ripartizione dei costi è effettuata sulla base di coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti. Proprio in ragione di questa potenziale produzione dei rifiuti, distribuiremo la quantità adeguata di sacchetti o di contenitori per garantire la raccolta dei rifiuti, sia in termini di indifferenziato che delle altre tipologie di differenziazione previste. L'eventuale produzione di un volume superiore, esuberante, con la necessità di un sacchetto ulteriore, piuttosto che la necessità di un servizio puntuale dovuto a errati conferimenti, rappresenta un servizio aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di raccolta e smaltimento, tariffato mediante imposta. Questi costi ulteriori non rientrano nel piano finanziario TARI e saranno a carico solo di coloro che ne usufruiranno, secondo il principio comunitario chi inquina paga. Si tratta di servizio aggiuntivo, individuale e non collettivo, tariffato secondo quanto previsto dalla disciplina dei servizi a domanda individuale. Il comma 668 legge di stabilità 2014 consente al Comune di far pagare agli utenti un corrispettivo legato in maniera puntuale alla produzione dei rifiuti. Si tratta della cosiddetta tariffa puntuale, che per avere carattere di corrispettività può essere ammessa solo dagli enti che hanno adottato sistemi puntuali di misurazione delle quantità conferite. Non è il caso del nostro comune e del nostro consorzio di bacino. Si tratta di una modalità di ripartizione dei costi sicuramente interessante, la cui analisi deve essere affrontata in un ambito più ampio rispetto a quello cittadino e che trova adeguato interesse a livello consortile. Il modello gestionale che propone il Comune di Bra con il suo regolamento va in direzione di garantire elementi di corrispettività, con servizi ulteriori dovuti da chi ne usufruisce e che non rimarranno a carico della collettività. Non stiamo parlando dell'applicazione della tariffa puntuale, ma è un passo che va in quella direzione, con un meccanismo che ne coglie pienamente gli obiettivi. L'utente che rientra nei parametri 2020 di produzione dei rifiuti non avrà costi aggiuntivi oltre al pagamento della TARI. Grazie. Quasi tempo record. Grazie all'assessore Clavero. Diritto di replica del consigliere all'Asia. Prego, consigliere. Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta. Mi aspettavo anche il contributo di Fogliato, ma era la scrittura. Allora, per quanto riguarda quello che ha detto l'Assessore, c'è un po' di confusione. Perché l'articolo 1, comma 668, distingue chiaramente tra il sistema finanziario, tra il sistema tariffa TARI come tassa e il sistema invece di pagamento a corrispettivo. Il fatto di non prevedere un meccanismo di misurazione puntuale preclude la possibilità di un sistema di pagamento a corrispettivo. Quindi il nostro non è per legge, per definizione di legge, per cui il nostro non è un sistema corrispettivo, neanche in minima parte, anche perché per pagare proporzionalmente ai rifiuti che si produce, quello che citava l'assessore, cioè paga quanto conferisci, il pay as you throw, no? Della comunità europea, manca l'aspetto positivo per l'utenza. Cioè il fatto che chi conferisce meno rispetto a chi conferisce di più non vede riconosciuto questo diritto di vedere calare il corrispettivo della tariffa conseguente. Infatti il termine sacchetto prepagato nel nostro caso è pure improprio. Nel nostro caso non si parla di sacchetto prepagato, perché tra l'altro noi non possiamo riutilizzare quei sacchetti da un anno all'altro. E non possiamo per un anno non prendere sacchetti perché noi siamo così, come utenza intendo dire, siamo così virtuosi che in un anno consumiamo metà dei sacchetti che sono stati pensati. E quindi manca proprio totalmente il concetto di sacchetto prepagato e manca totalmente il concetto di corrispettivo. L'obiettivo dei 159 kg, mentre era un pochettino più distante con il calcolo della raccolta differenziata con i metodi precedenti al 2016,
che ci portava circa 176 kg a persona, adesso è diventato molto più vicino, perché i nuovi metodi di conteggio che ci hanno fatto fare un salto ulteriore di 2-3 punti percentuali nel calcolo nominale a parità di rifiuti differenziati per il 2017 ci ha portato a un valore di raccolta indifferenziata pro capite di circa 166 kg. Tenete presente che anche alcuni degli esempi che avete portato hanno, proprio per l'applicazione di sistemi puntuali veri e propri, hanno portato il peso della raccolta indifferenziata prodotta per utente prossima ai 100 kg e in certi casi anche prossima agli 80 kg. Il risultato del 70%, anzi il risultato precedente, quello del 65%, è un risultato preziosissimo per il nostro territorio, ma che noi non abbiamo sfruttato. Non abbiamo sfruttato l'utenza e la diligenza dell'utenza nel differenziare la raccolta, di fare questo lavoro per il consorzio, nonostante non ne riceva nessun beneficio diretto. E tra le altre cose, già l'appalto del 2009, per quanto riguarda l'obiezione sui costi, prevedeva le attrezzature dotate di sistema identificativo di tipo RFID utilizzabili per un sistema puntuale. Noi quella fornitura non l'abbiamo mai vista e avevamo la possibilità, con costi limitati, di implementare anche in forma sperimentale e anche in porzioni del territorio, non è necessario coinvolgere tutto il COAPSER per questo, un avvio di procedura sperimentale per l'applicazione della tariffa puntuale. Guardate che esempi di questo tipo ce ne sono sparsi per l'Italia, ma anche recentemente in comuni di grandi dimensioni, come ad esempio il comune di Roma, nel giro di qualche settimana, poi questo valore sicuramente si andrà a stabilizzare verso il basso, col passare del tempo, nel giro di qualche settimana dall'introduzione del sistema tariffazione puntuale, in parti di municipi da 10-20 mila abitanti hanno raggiunto cifre di raccolte differenziate dichiarate dai gestori intorno al 90% anche. Ma queste sono cose che sono successe anche in comuni piemontesi e in zone vicine a noi. Il salto da un basso volume di raccolta differenziata ad alti volumi di raccolta differenziata con il sistema corrispettivo viene amplificato. Perché? Il problema non è solo il riconoscimento tariffario di qualche euro a persona che pur vale di minor produzione del rifiuto. Ho finito, chiedo scusa Presidente, oggi sono veramente indisciplinato. Anche il fatto che questo meccanismo, ed è provato da esperienze a livello europeo, porta l'utente a ragionamenti per cui attua stili di vita e stili di consumo che gli permettono di ridurre alla fonte la produzione di rifiuti. E questo è il salto importante, perché oltre a una certa differenziazione non possiamo arrivare. Arriviamo però a essere stimolati per ridurre la produzione di rifiuti alla fonte. Quindi non sono assolutamente soddisfatto della risposta, penso che se anche altri hanno adottato fino adesso questo sistema siano passibili di ricorsi e siano passibili e soggetti passibili a azioni amministrative, perché, ripeto, a mio avviso, non solo a mio avviso, non ci può essere liceità di un sistema pseudo, tra virgolette, corrispettivo, dove si fanno pagare penali a fronte di una tassa che deve già coprire l'intero costo dei servizi. Dobbiamo andare verso un sistema a raccolta puntuale. Grazie. Grazie. Le interrogazioni sono finite, rimane la mozione depositata in segreteria il 20 luglio, firmata dai seguenti capigruppo: Marengo, Somaglia, Ferrero, Isu, che aveva firmato per Bergesio, Asteggiano e Amaggiù. Questa mozione, di cui si era già parlato anche in una conferenza di capigruppo, ha per oggetto
la richiesta di ripristino del Tribunale di Alba e della sezione del giudice di pace di Bra. Invito il sindaco per l'illustrazione. Non credo che ci siano grandi questioni da illustrare, ma un aspetto specifico. Nel contratto che il governo in carica ha presentato vi è un punto dedicato al ripristino di tribunali che erano stati soppressi. Credo che la richiesta del ripristino del Tribunale di Alba, che è uno dei tribunali più grandi o forse il più grande tra quelli soppressi, sia una richiesta assolutamente legittima. Grazie sindaco, adesso possiamo aprire l'eventuale discussione, ma se non ci sono, mi pare che sia talmente chiaro e evidente nella sua consigliera all'Asia, prego. Grazie Presidente, perlomeno almeno in qualche impegno sulla carta, rimaniamo sulla carta per ora, questo governo qualcosa di buono lo mette. Io non ho firmato questa mozione, non ero presente nella capigruppo in cui è stata presentata, c'era il tempo di firmarla perché depositata in segreteria. La sottoscrivo, diciamo, qui perché una mia distrazione mi ha fatto perdere il tempo di sottoscriverla, perché ritengo che non ci sia alcuna ragione per non sottoscriverla. Mi permetto di fare qualche ragionamento, lo so che l'ora è tardi, ma merita valorizzare la ragione per cui è nata questa mozione, in fondo. Ricordiamo che la soppressione del Tribunale di Alba e con esso la sede distaccata di Bra e con esso anche l'ufficio del giudice di pace, perché con la riorganizzazione degli uffici giudiziari risalente a decreti legislativi attuativi del 2012 sono stati chiusi un certo numero di uffici di giudice di pace su tutto il territorio nazionale, compreso il nostro, a meno che, come è stato fatto da questa amministrazione, i comuni, anche in forma consociata, si prendessero carico delle spese vive per quanto riguarda il mantenimento delle strutture che accoglievano i giudici di pace. E questo è stato fatto finché è stato possibile, e poi direi anche da un certo punto di vista, giustamente, l'amministrazione dice non possiamo sostituirci a tutte le funzioni dello Stato che vengono a mancare, manca, diciamo, il rispetto istituzionale delle parti, chi deve garantire quali tipi di servizio, e nei comuni già ci sono già una certa mole di servizi da garantire di estrema necessità e vicinanza con la cittadinanza, che non è necessario aggiungerne altri. La legge delega che ha generato questi decreti legislativi risalenti al 2012 è una legge delega del 2011 del governo, penso uno degli ultimi interventi del governo Berlusconi prima del governo Monti, e in teoria doveva rispondere a una richiesta ben specifica che veniva già anche dal mondo giudiziario, una richiesta di riorganizzazione degli uffici giudiziari perché nel tempo erano proliferati gli uffici giudiziari sul territorio senza avere un bacino d'utenza e quella che viene chiamata una domanda, diciamo, di giustizia congruente con l'ufficio che nasceva nel proprio territorio. Questo portando a valori alti di inefficienza, a sprechi e a sprechi di tipo economico, e inefficienza non semplicemente economica ma tecnica, cioè di funzionamento della macchina giudiziaria. Purtroppo con quella legge delega in realtà il taglio che si è fatto non è stato fatto come riorganizzazione razionale pensata, ma è stato fatto un taglio
sufficientemente orizzontale, partendo dal principio che devono rimanere in vita solo gli uffici giudiziari dei capoluoghi di provincia, in linea di massima, più altre regolamentazioni aggiuntive, che però sono state applicate solo in alcuni casi e praticamente solo per chi alzava di più la voce, in buona sostanza. In questa riorganizzazione hanno fatto le spese i 3 tribunali provinciali circondariali esistenti in provincia di Cuneo, 2 facenti capo al tribunale di Cuneo, 1 quello di Alba facente capo al tribunale di Asti, con bacini di utenza, territorio, domanda e offerta e capacità di lavoro da parte degli uffici stessi completamente differenti. Come diceva il sindaco, il tribunale di Alba aveva un bacino d'utenza non il più alto in Italia tra i tribunali soppressi, ma tra i più alti, si piazza alle primissime posizioni, perché aveva un bacino d'utenza di circa 210.000 abitanti, un territorio da coprire di 1.300-1.400 km quadri, e si è vista la sua chiusura nonostante in altre regioni tribunali non di capoluogo ma subprovinciali siano rimasti in attività, avendo numeri di bacino ben più bassi, avendo superficie territoriale anche inferiore, avendo domanda e capacità da parte dell'ufficio relativamente più bassa rispetto a quello di Alba. Quindi sicuramente se la volontà del Ministero e del Ministro e al momento non c'è ancora modo di dubitarne, e quella indicata nell'accordo di governo, rileggo testualmente è un paragrafo, occorre una rivisitazione della geografia giudiziaria, modificando la riforma del 2012 che ha centrato 16 funzioni, con l'obiettivo di riportare tribunali, procure ed uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese. Il principio è il risparmio alle spalle dell'utenza nel sistema paese non è risparmio, e quindi ci vuole una riorganizzazione che sia razionale. Bisogna trovare la giusta misura tra gli uffici giudiziari da riportare in vita e quelli da confermare nel taglio previsto dal 2012. Noi pensiamo, e siamo d'accordo quindi sull'iniziativa che nasce dal tavolo delle autonomie, che i numeri del Tribunale di Alba che ho sintetizzato prima portino il Tribunale di Alba sicuramente nelle prime posizioni per una riconsiderazione del sistema giudiziario. Da questo punto di vista anche è bene che ci sia la dichiarazione, la richiesta di un ritorno dell'ufficio di giudice del giudice di pace a Bra, perché i numeri della domanda riferiti a questo ufficio, al nostro ufficio negli anni precedenti la sua chiusura, erano molto simili a quelli dell'ufficio di Alba e dimostravano anche una buona efficienza dell'ufficio stesso. Ad Alba il problema è sicuramente molto sentito, ma è un problema che non riguarda Alba, riguarda tutto il territorio, anche perché una cosa che prima non ho accennato, il volume di valore economico generato dalla presenza del Tribunale era almeno circa 10 volte il costo per sostenere la struttura. Il costo per sostenere la struttura è di circa 200.000 euro l'anno, mentre gli introiti per l'attività degli uffici giudiziari ammontano
secondo gli studi di qualche anno fa, a circa 2 milioni di euro l'anno. In questi 2 milioni di euro, solo per una voce di introiti, l'ufficio, la sede distaccata di Bra generava circa 160.000 euro di introiti allo Stato e quindi alla comunità nazionale per la sua esistenza. E da questo punto di vista, quindi, il mancato utilizzo della struttura tribunale di Alba si configura non come un intervento di efficienza nella macchina giudiziaria, ma come un intervento che porta a uno spreco di patrimonio pubblico e che ha coinvolto anche il patrimonio edilizio nel quale aveva sede e la sede distaccata di Bra e il giudice di pace di Bra, che è Palazzo Garrone, di cui si è parlato nell'interrogazione precedente, che ormai da 4 anni in sostanza non ospita, se non in modo parziale e anche saltuario, alcune attività di servizio pubblico. Ora, probabilmente richiedere il ritorno della sede distaccata di Bra non è realistico. Intanto però il primo punto è il ritorno all'operatività, all'esistenza dell'ufficio giudiziario di Alba e al giudice di pace di Bra. Questi sono punti fermi che condividiamo. Per quanto riguarda dal punto di vista dell'attività dei consiglieri, la sottoscritta dal consigliere di Alba, abbiamo incontrato recentemente i rappresentanti degli ordini degli avvocati del territorio e ci siamo fatti relatori presso lo staff ministeriale di un rapporto riassuntivo che qui ho ancora sintetizzato per perorare la causa del Tribunale di Alba, che è stato ricevuto quindi dal Ministro e per il quale non appena avremo le notizie cercheremo di coinvolgere immediatamente i rappresentanti del territorio, perché pensiamo che noi possiamo svolgere, diciamo, la nostra funzione di amministratori, ma non rappresentiamo il territorio, non rappresentiamo le parti sociali che sono coinvolte nell'esigenza dell'ufficio giudiziario della zona e quindi pensiamo che sia importante far sì che ci sia un incontro tra le parti, come sollecitato dalla mozione, affinché ci sia testimonianza diretta dell'esigenza del territorio al Ministero. Per questo siamo favorevoli alla mozione, dichiariamo il nostro voto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lasi. Ha chiesto la parola il consigliere Tripodi. Prego. Solo proprio un brevissimo intervento, assolutamente favorevoli a questa mozione e semplicemente soppressione del Tribunale di Alba, ennesimo errore della politica. Aspichiamo che appunto avvenga veramente una rivisitazione della geografia giudiziaria fatta prendendo in considerazione le effettive esigenze del territorio e non gli effettivi interessi campanilistici che invece in passato hanno avuto la meglio rispetto a quello che poteva essere un'analisi di efficienza e di necessaria esigenza ad avere nel nostro territorio un tribunale che possa servire un territorio vasto, quasi 200.000 persone e numerose aziende, piccoli
piccole e grandi. Quindi votiamo in maniera convinta questa mozione e auspichiamo in risultati e risposte a breve. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Bergesio, prego. Grazie, anch'io brevemente, perché abbiamo seguito la vicenda insieme al sindaco dall'inizio, da quando si è aperta poi una finestra di possibilità di una differente riorganizzazione che tenesse in considerazione territori molto vasti come il nostro. Diciamo che in generale la riorganizzazione dei tribunali non è stata tutta un gran pasticcio, anche perché c'erano province con più di 9 tribunali e meno della metà della popolazione di questa provincia. Auspichiamo che se la riorganizzazione revisione della norma deve essere per i posti che hanno situazioni particolari, parliamo di 3-4 posti in Italia, insomma, non di più. Diciamo che devo ricordare l'impegno a quando il problema si è palesato e credo affrontato da questo territorio, anche per ribadire la battaglia precedente in maniera esemplare, e guidati dal sindaco di Bra, dal sindaco di Alba, si è formato il tavolo delle autonomie, proprio un po' sull'onda di questo tipo di battaglia. Al tavolo delle autonomie erano sempre presenti rappresentanti di tutte le forze politiche in campo. In ogni riunione ognuno tirava fuori dalla rubrica del suo telefono cellulare tutti i contatti che potesse avere affinché si potesse arrivare ai decision maker migliori per poter affrontare questa partita. Questa sicuramente è una mozione che va in quel senso, e secondo me in quel senso deve anche andare avanti lo spirito di collaborazione su questa importante battaglia, e votiamo sicuramente a favore. Grazie al consigliere Bergesio. Consigliere Marengo, prego. In maniera molto breve, Presidente, anche a nome dei colleghi del centrodestra, annunciamo il nostro voto favorevole a questa mozione, che ci ha visti fin da subito, diciamo, partecipi dello spirito giusto, credo che possa essere questa la definizione giusta, tant'è vero che nella conferenza dei capigruppo, quando si era palesata la possibilità di questa mozione, proprio io appunto chiesi di poterla firmare tutti insieme, perché credo che in questo caso un orientamento bipartisan di tutte le forze politiche all'interno del Consiglio Comunale possa essere un ottimo stimolo, se il Ministro vede la mozione, a poter in qualche modo capire, percepire che tutti i comuni della provincia di Cuneo possono arrivare a gestire questa situazione in maniera bipartisan. Quindi il nostro voto è sicuramente favorevole, convintamente favorevole. Ci auguriamo che almeno il Tribunale di Cuneo, di Asti, chiedo scusa, di Alba, è l'ora tarda, portate pazienza. Mondovì, esatto. E poi abbiamo completato il trittico, che il Tribunale di Alba possa tornare nelle sue funzioni. Questo credo che il territorio se lo meriti, perché ha già in questi anni, con lo spostamento ad Asti, subito, possiamo dirlo, un danno, perché comunque i nostri cittadini, concittadini, sono costretti a fare un bel tratto di strada per la sede del Tribunale Nuovo. Quindi senza Asti Cuneo, come mi dice giustamente il segretario. Quindi il nostro voto sarà convintamente favorevole. Ora mi taccio, perché probabilmente vista l'ora tarda direi qualche altro strafalcione, quindi va bene così. Grazie. Grazie. Allora, si sono espressi tutti i gruppi, o comunque si è espressa nella maggioranza nel suo insieme, quindi pongo in votazione punto 3
la mozione, quindi ci prenotiamo per le ferie, no, per la mozione. Siamo in... Va bene, presenti 14. A me non compare il logo. No, io non ho votato, io ho segnalato la presenza, io non ho votato. Mettiamo in votazione. Va bene. Votazione chiusa. Approvato all'unanimità. Grazie. Buonanotte a tutti.